Come stai, Sergio? Scrivi per un giornale. Allora, buongiorno a tutti. I giornalisti romanisti sono pregati di guardare con un minimo di rispetto a queste parti. Ma dietro che cosa abbiamo? Cosa avete? Vabbè, la mettete pure. Dunque, intanto buongiorno a tutti, potete mandarlo, sì, grazie. Benvenuti, scusate il leggero ritardo. L'obiettivo del nostro incontro di oggi è quello di, in linea del tutto teorica, dare il ben tornato e ben ritrovato dopo la pausa estiva, ma come avete già avuto modo di vedere, tanto le vicende di venerdì scorso sulla giustizia e sulle infrastrutture, quanto il passaggio di Bruxelles di sabato hanno già riportato immediatamente nella vivo la discussione politica, e credo che questo sia un fatto positivo. E ciò nonostante, oggi per noi è il giorno della partenza dei 1000 giorni. C'è un countdown, spero che ci sia. Peraltro, diciamo che si vede male. No, vedere male mi sembra. Se riusciamo a togliere questo e a rimetterlo, se intanto lo togliamo. Intanto lo togliamo. No, togliamo, non è difficile, intanto togliamo perché fa un po' effetto. Vabbè, non lo togliamo. Basterebbe rimettere come era prima. In ogni caso, adesso ve lo mostreremo nel dettaglio, ma la presenza del countdown, cioè dei 1000 giorni che mancano, della verificabilità dei risultati, è a mio giudizio la grande rivoluzione nella politica italiana. Mi spiego meglio. Nel momento in cui sei accusato di annuncite, malattia tipica di una parte del ceto politico, nel momento in cui sei accusato di annuncite, noi rispondiamo con l'elenco di una data alla quale siamo evidentemente autocostretti. Ci sono 1000 giorni da qui alla fine di maggio del 2017, in questi 1000 giorni le proposte che abbiamo fatto sono le proposte che vedranno una concretizzazione o meno. Si dirà, ma sono le stesse proposte di cui si parla da anni: una giustizia civile che funziona meglio, la riorganizzazione del sistema istituzionale, una semplificazione della pubblica amministrazione. Quanto potrebbe essere lungo e direi anche noioso questo elenco? Eppure è esattamente ciò che abbiamo iniziato a fare, ciò che stiamo facendo e ciò sul quale saremo giudicati nel maggio del 2017. Allora, in soldoni, che cosa stiamo presentando con il sito che parte oggi? Un lavoro che per il governo sarà coordinato da Graziano e Maria Elena nei rispettivi ruoli: Graziano di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e Maria Elena di ministro all'attuazione del programma e anche ai rapporti col Parlamento, perché non sarà semplice la calendarizzazione. Vedo Sergio Amici e vedo che è sicuramente più esperta di tutti noi tre di attività parlamentari, e già adesso abbiamo visto l'intensità del lavoro che abbiamo prodotto in Parlamento e la difficoltà di riuscire a reggere una calendarizzazione, ma siamo certi che di qui passi anche una parte della scommessa della politica. Nella lettera di indirizzo che apre il sito, che sicuramente avrete modo di vedere, il sito è comunque passodopopasso.it, .italia.it, nel passodopopasso.italia.it avrete modo di verificare come, a mio giudizio, se c'è un elemento di novità profondo nella questione delle riforme, sta nel fatto che i senatori hanno votato per il superamento del Senato come lo conosciamo adesso. E allora, e ho finito rapidissimamente, che cosa prevede il nostro lavoro? Countdown, oggi è il giorno zero, ne mancano 1000, ogni giorno sul sito passodopopasso.italia.it ci saranno elementi nuovi, elementi che verranno dall'attività parlamentare, dalle scelte dei singoli ministri, ma anche dal dibattito dei cittadini.
Domani vedrete su questo sito tutte le iniziative sull'agricoltura, collegate peraltro all'Expo e all'export. Mercoledì sarà questo sito a contenere e in qualche modo annunciare il percorso di riforma sulla scuola, più che di riforma direi di coinvolgimento sulla scuola. Tra l'altro ho visto tanti di voi che hanno detto che noi eravamo indietro, questo è il programma già pronto sulla scuola, se non si faccio vedere, è già un report che è stato preparato da qualche giorno, se non da qualche settimana, per dire quanto siamo già assolutamente in condizione di farlo, ma vogliamo riuscire a dare una visione un pochino più completa di quello che abbiamo fatto. È come se ci fosse un puzzle la cui cornice per noi è chiara e i cui pezzi giorno dopo giorno, passo dopo passo, saranno inseriti. Questo sito avrà come possibilità di coinvolgimento uno spazio di azione da parte dei cittadini, quindi chiunque potrà partecipare, coinvolgersi e criticare, giudicarci. Leggo di tanti giudizi rispetto al fatto che è finita la nostra luna di miele, per qualcuno non è neanche cominciata, segnalo sommessamente che sono le stesse frasi che leggevo la settimana prima delle elezioni, adesso è finita la luna di miele di Renzi, quindi direi portano bene, va benissimo da questo punto di vista. Però è chiaro che non sono soltanto i soggetti sociali protagonisti, ma sono tutti i cittadini che possono interloquire con noi. Ho chiesto al Ministro Boschi di prevedere un passaggio parlamentare, quindi sarà cura del Ministro verificare le formule con cui questo passaggio potrà realizzarsi. Ho chiesto al Ministro Boschi e al Sottosegretario Delrio di aggiornare in particolar modo il numero dei decreti attuativi e lo strumento dei fondi europei costantemente sul sito. Entro i 1000 giorni saremo un paese civile se non avremo l'arretrato straordinario che abbiamo sui decreti attuativi e non avremo i denari realmente dispersi che talvolta abbiamo sui fondi europei. E chiudo su questo passaggio, ci saranno su tutte le questioni aperte da parte nel merito dei contenuti, le occasioni di un dialogo e di un dibattito. Cioè, noi siamo assolutamente interessati a che il dibattito sulla giustizia prosegua. Se c'è un elemento caratteristico del nostro lavoro in queste settimane e in questi mesi è stato che per ciascun argomento abbiamo aperto una discussione reale. Lo abbiamo fatto sulle riforme costituzionali, lo abbiamo fatto sulla pubblica amministrazione, lo abbiamo fatto sulla giustizia, lo abbiamo fatto su tutte le questioni legate al lavoro. Ecco che a maggior ragione passo dopo passo diventa lo strumento attraverso il quale poter discutere e dialogare insieme. Allora, prima di lasciare spazio alle vostre domande, se c'è necessità a degli approfondimenti che potranno curare Delrio e Boschi, la mia riflessione è la seguente. Io prendo l'incarico il 22 febbraio, anzi no, chiedo scusa, giuro il 22 febbraio. Dico che avremmo fatto nel mese di marzo la proposta sul lavoro. Si è fatto decreto legge e disegno di legge delega. Il decreto legge è già diventato legge, il disegno di legge delega è in discussione in Parlamento. Vabbè, poi vediamo a che punto è, ma noi speriamo di poterlo approvare il prima possibile, ragionevolmente entro l'anno. Ad aprile abbiamo detto che ci giochiamo il tema della riforma della pubblica amministrazione, presentiamo le linee di guida, il 13 giugno c'è il decreto legge che poi diventa legge, il disegno di legge delega, il cui studio in commissione parte adesso. Diciamo l'analisi parte credo dal Senato? Perfetto. Nel mese di maggio diciamo semplificazione fiscale e partono i primi provvedimenti legati alla delega fiscale. Nel mese di giugno la giustizia e partono le linee guida con il disegno di legge che è stato i disegni di legge che sono stati approvati e il decreto legge sul processo civile. Nel frattempo la riforma costituzionale che nessuno diceva possibile è stata approvata in prima lettura in sede di Senato della Repubblica e la legge elettorale è stata approvata in prima lettura in sede di Camera dei Deputati. Se questa è la malattia degli annunci, io sono felice di essere
giudicabile e in qualche modo riscontrabile, fatto per fatto, numero per numero, cifra per cifra, voce per voce, questo sito diventa lo strumento attraverso il quale il tipo di verifica da parte dei cittadini può essere realizzato e fatto. Se ci sono delle domande, prego. C'è il sito, perfetto. Sì, presente. Andiamo su... Ah, perfetto, quello è il sito, mi avete messo 001999. Avevo fatto il conto che preferivo 000.000, ma va bene, il concetto è quello. Prego. Presidente, no, Marco Conti del Messaggero chiede intanto cosa, qual è il passaggio parlamentare, se ci spiega cosa intende fare. Dice la Boschi, poi? E poi se lei si sente può scivolare verso diciamo, un letta bis, cioè un governo diciamo, tecnico di, appunto, di annunci, ma insomma che è costretto da tante situazioni ad essere bloccato. E un'altra cosa sul rimpasto, se c'è o no, o c'è solo il cambio della Mogherini. Beh, facciamo 5 domande, teniamole insieme che le prime 3 sono già fantastiche. Prego. Buonasera Presidente, penso di sì. Alfonso Palumbo, Prisma News. Posso chiederle se avremo modo di vedere durante questi 1000 giorni sul sito qualche riferimento a temi di protezione sociale? Io la butto lì, reddito minimo garantito, reddito di cittadinanza, viva Dio, quoziente familiare. Grazie. La domanda è a letto. Rimpasto, quoziente familiare, prego. Giaminuni non dalla 7. Senta, l'Italia dopo 55 anni torna in deflazione. Cosa deve fare la politica e soprattutto cosa si aspetta dalla BCE? Magari operazioni un po' più coraggiose, anche sgradite alla Germania? Grazie. Bene, ultime 2, se ci sono, anche no, prego. Ci sono. Lorenzo Falco Agorà, prima si parlava di letta bis. Stamattina invece qualcuno richiama il cacciavite, è anche il suo un governo del cacciavite perché non ci sono strumenti più dirompenti? Last, no ce ne sono 2, via, tutte e 2, giustamente se no, e qua però no, sono sempre molto, no, non mi riferivo. No, è proprio in realtà è l'ultima cosa che lei ha detto, il discorso delle varie tappe che sono state fatte da quando lei appunto ha iniziato a lavorare per il governo, ma con il countdown è un riferimento con le date precise. Lei vuole in qualche modo sfidare anche quelle che sono magari le resistenze, diciamo, al di là della volontà del governo, della burocrazia, del Parlamento, eccetera, o non rischia magari poi di essere impiccato, diciamo, a delle promesse, degli annunci, come lei stesso diceva, no? L'annuncite, per cui per vari motivi a volte anche i governi, insomma, di avere la propria volontà, hanno delle difficoltà nel realizzare le cose. Quindi non rischia di essere comunque un boomerang se poi effettivamente non riesce per vari motivi a realizzare queste cose. Bene, Mauro, e poi finiamo. Sì, sembra di capire che la legge, l'importante provvedimento che comincerà ad analizzare il Senato, penso da questa settimana, è la legge delega sul lavoro, anche nella direzione di... È uno dei provvedimenti che vengono descritti come più importanti anche per i segnali che dobbiamo dare in Europa. È tutto al Senato in questo momento. Al Senato, legge delega sul lavoro, no? Come? Jobs Act. No, chiedo scusa, ero convinto che fosse alla Camera, quindi mi hanno appena confermato probabilmente che è al Senato. Ecco, se può chiarire sullo Statuto dei lavoratori, l'articolo 18, dopo le polemiche di quest'estate, da dove riprendiamo, può chiarire allora, il punto di governo. Proverei a fare una sintesi rapida, poi lascerei a Boschi il compito di illustrare sia il passaggio parlamentare che i singoli provvedimenti sul Parlamento e a Del Rio sulla questione dei nostri interventi sul diciamo mondo sociale, quoziente familiare e politiche inclusive anche di lotta contro la povertà. Sintesi spero il più efficace possibile. Ha un senso impiccarsi a una data? Dico la versione un po' più breve delle cose che ho appena sentito. Sì. Sì, perché voi conoscete la perfetta padronanza del mio inglese, no? Quindi l'espressione accountability non esiste in italiano come traduzione. È un concetto di responsabilità, come possiamo definirla, come possiamo tradurla? È un concetto di responsabilità ampia, estesa. È l'idea che ciascuno debba rendere conto di ciò che fa. Mettere una scansione temporale precisa, che costituisce, posso dirlo, l'ossessione del mio fratello maggiore Del Rio, che tutte le volte dice ma proprio la data bisognava dare, è stato l'elemento che ha consentito in questi mesi di
superare tante resistenze. Se mi avessero detto 6 mesi fa che nei primi 6 mesi avremmo impostato la riforma del lavoro portando a casa un decreto che ha dato dei risultati immediati, concreti, puntuali, verificabili, peraltro con un aumento dell'occupazione tra febbraio ed oggi, di qualche migliaio di unità, quindi sostanzialmente non quello che noi vogliamo realizzare, ma con un aumento dell'occupazione, bene, questo decreto legge, decreto Poletti è stato fatto, il disegno di legge delega c'è, poi arriverò nel merito alla domanda di Angela Mauro. Se mi avessero detto 6 mesi fa che avremmo mantenuto e ottenuto la riforma costituzionale nelle forme che abbiamo ottenuto e mantenuto, io non ci avrei creduto. Il Senato ha votato quella riforma, i senatori, e nella mia lettera, ripeto, li ringrazio perché hanno avuto coraggio. Il tema della legge elettorale, che ovviamente alla ripresa dovrà essere finalmente definito anche in sede di seconda lettura, una volta di più anche quello al Senato. Il tema della riforma della pubblica amministrazione, dove ci sono dei segni, dei simboli. Ma se mi avessero detto che c'è il dimezzamento del permesso sindacale, dei permessi sindacali, o viceversa la semplificazione della mobilità geografica, chiamiamola così, con i trasferimenti entro i 50 chilometri, che saranno molto utili anche per il personale delle province una volta che finalmente il decreto attuativo della Delrio sarà realizzato, o se volete potrei parlarvi e raccontarvi, ma il limite allo stipendio dei dirigenti. Se mi avessero detto che tutte queste cose sarebbero state realizzate in 6 mesi, io per primo avrei avuto dei dubbi. In una cornice nella quale noi abbiamo giocato una doppia partita, una partita di rilevanza italiana in Europa, che non si esaurisce nella organizzazione della Commissione. Non si tratta di mettere la bandierina su una poltrona, ma si tratta di, lasciatemela dire in questo modo, imporre una strategia all'Europa, e questa strategia all'Europa è l'imposizione di questa strategia, l'obiettivo di tutti i paesi. Noi credo che l'abbiamo realizzato chiedendo alla Commissione Juncker di raccontare prima che cosa voleva fare, che non il nome del candidato. E Juncker che cosa ha detto prima di ottenere il voto? Propongo un piano da 300 miliardi di euro di investimenti. La ritengo una straordinaria novità, di cui nessuno parla perché siamo costantemente schiacciati sul chiacchiericcio del giorno dopo giorno. Allora, da un lato c'è questo elemento del ruolo dell'Italia in Europa, dall'altro c'è un'idea di fondo d'Italia che sintetizzo così. Io non credo, l'ho già detto l'altra volta in conferenza stampa, non credo che l'Italia debba essere il paese che produce a meno degli altri paesi, con un costo minore degli altri paesi, le cose che fanno tutti. Come ci ha proposto chi ha detto dovete ridurre i salari, noi non dobbiamo ridurre i salari. Ecco gli 80 euro, altro che mancia elettorale. Gli 80 euro sono una scommessa politica, che può piacere o meno, ma sono la più grande riduzione di tasse mai fatta in Italia, oggettiva, indiscutibile, e contemporaneamente l'aiuto al ceto medio. Ma si potevano dare ad altri, certo. Quando hai 10 miliardi di euro che liberi puoi darli a chi vuoi. Noi riteniamo che si debbano dare al ceto medio. Noi riteniamo che debbano aiutare i salari dei lavoratori. E noi pensiamo che l'Italia sia quel paese dove non si fa a meno degli altri paesi quello che fanno tutti, ma si fa dando il giusto salario le cose che non fa nessuno. Questi sono due elementi di natura culturale e politica, cioè la doppia sfida è in Europa per dire che l'Europa ha un ruolo, ha un valore, è una battaglia da fare, e in Italia che l'economia italiana è in questa direzione qua. Quindi questo per chiudere rispetto ai 6 mesi appena trascorsi. Noi in questi 6 mesi siamo convinti di aver fatto molto, non siamo convinti di aver fatto poco, però non ci basta, per primi a noi, perché se tu non hai fame non sei adatto a fare questo lavoro qui. Se tu non hai voglia di realizzare i risultati, è bene che tu cambi mestiere. Se tu non senti l'urgenza di immaginare un paese che sia non soltanto il paese più bello del mondo, ma anche un paese più semplice, più coraggioso, più
efficiente ed efficace, un paese più competitivo, se non fai questo. E noi facciamo questo. Noi con molta serenità, gufi o non gufi, ostacoli o non ostacoli, polemiche o non polemiche, noi andiamo lì. Cioè la direzione per noi è tracciata. Ci potranno accusare di arroganza, ma noi l'Italia la prendiamo e la portiamo lì alla fine dei mille giorni. Non potranno dirci quello che pensano. Noi non torniamo indietro sugli 80 euro. Noi non diciamo alle famiglie italiane, vabbè, abbiamo scherzato. Anzi, noi cercheremo di allargare il bonus, se sarà possibile farlo, e comunque senza mai ingenerare false aspettative. Questo è lo scenario, che poi lo chiamiate come volete voi. Fatelo. A me sembra di aver offerto una visione più o meno condivisibile, ma una visione che richiede, a mio giudizio, certo non una discussione sul rimpasto, lo dico a Conti. Un ministro ragionevolmente lascerà questo governo, lo lascerà il 25 ottobre o il 26 ottobre, dopo il voto del Parlamento europeo. Da un paio di giorni prima inizieremo a pensarci. Fino a questo momento Federica Mogherini è il ministro degli affari esteri, la squadra alla Farnesina funziona, noi siamo nelle condizioni di continuare a lavorare e continuiamo a lavorare con Federica, che sarà presente insieme a me e a Roberta Pinotti giovedì e venerdì in Galles, a Cardiff, per l'importante vertice della NATO, e voi sapete quanto sia importante in particolar modo in questo momento. Per cui non c'è nessuna discussione del rimpasto. Poi vedo straordinari virgolettati che mi attribuite, che sono meravigliosi. Se io leggessi tutti i giorni 12 quotidiani, anch'io sarei preso dalla tentazione di dire caspita quanti annunci fa Renzi, perché vedo dei virgolettati meravigliosi dal rimpasto a tutto il resto. Però mi ha insegnato Filippo che non devo mai mettere in discussione i giornali, e quindi va benissimo tutti i virgolettati che mi vengono attribuiti, pur non essendo virgolettati che mi appartengono. Rispetto alla considerazione finale della Mauro, poi Boschi e Del Rio, c'è la domanda sull'inflazione a BCE. Io trovo questo dibattito ormai veramente stancante. Noi vi diciamo, spero per l'ultima volta, quello che fa l'Italia. L'Italia fa le riforme che servono all'Italia, perché è giusto farle, non perché ce lo chiede l'Europa. Queste riforme sono riforme importanti, significative, non serviranno a salvare il Paese, perché il Paese lo salvano le persone, non le riforme, ma potranno dare nuova fiducia ai cittadini, agli imprenditori, alle famiglie. È l'operaio che in questo momento aspetta una risposta sulla sua crisi aziendale, il motivo per cui noi siamo qui. È l'imprenditore che spera di vedere finalmente sbloccate alcune pastoie burocratiche, il motivo per cui noi siamo qui. È la famiglia che ha voglia di aumentare il proprio potere di spesa, il motivo per cui noi siamo qui. Non sono le riforme, sono i volti e le storie di singole donne e singoli uomini. Le nostre riforme vanno in questa direzione. Le facciamo mantenendo l'obiettivo del 3% e le facciamo usando la flessibilità che già oggi le regole ci consentono di utilizzare. La Banca Centrale Europea mette sul piatto dal 18 settembre 200 miliardi di euro alle banche perché li diano alle imprese. Noi vigileremo perché le banche questi soldi li diano alle imprese, in realtà poi se no non glieli danno, quindi il problema non si pone. Parlavo con qualche amministratore delegato bancario in questi giorni, lo farò nei prossimi giorni, è fondamentale che ci siano progetti seri. Ci sono questi 200 miliardi che potrebbero essere un bellissimo strumento per vincere. Prego? Ci deve essere un problema di consonanti, io stavo parlando di banca. Barca sono i fondi europei. Invece stavo finendo il momento di, anche tra l'altro con una climax ascendente che lei ha inopinatamente interrotto, suscitando in sala stampa un sentimento di profonda preoccupazione. Io stavo parlando di banca, non di barca. Barca sono i fondi europei, dopo Del Rio le dà tutte le informazioni in materia. Però per chiudere la mia climax, il tema era della banca.
europea che dà dei soldi alle banche italiane, le quali banche devono darlo alle imprese italiane. Dall'altro ci sono i 300 miliardi di Juncker che ci auguriamo arrivino il prima possibile su investimenti, e noi siamo disponibili a spenderli il più veloce del West, e dall'altro ci sono le misure di riforma che il governo ha già realizzato. Infine, sul lavoro, il dibattito estivo sull'articolo 18 è un evergreen, è puntuale come, come posso dire, una volta l'anno. Se non c'è un dibattito sull'articolo 18 non vale. Tra l'altro a me piacerebbe un giorno discuterne sul serio, perché i casi di cui stiamo parlando, che vengono risolti sulla base dell'articolo 18 in Italia, sono circa 40.000. Di questi l'80%, più o meno, prendete questi numeri con beneficio di inventario, sono risolti con un accordo. Quindi ne rimangono 8.000. Di questi 8.000 si sta più o meno così, 4.500 contro 3.500 più o meno, 3.500 il lavoratore perde totalmente, quindi non ha alcun tipo di riconoscimento. 4.500, 5.000 invece il lavoratore vince, in due terzi dei casi ha il reintegro. Quindi noi stiamo discutendo di una cosa importantissima che riguarda circa 3.000 persone l'anno, in un paese di 60 milioni di abitanti. Io dico tutte le volte, mi sembra un tema un po' ideologico, e si riparte con le paginate, articolo 18 sì, articolo 18 no, articolo 18 no, articolo 18 sì. Io le confermo quello che abbiamo sempre detto. Uno, che con la delega noi riscriviamo lo statuto dei lavoratori. Due, che vanno cambiati gli ammortizzatori sociali. Questo è guardare la luna anziché il dito. Tre, che il contratto a tutele crescenti è uno strumento sul quale io credo ci possa essere un'ampia maggioranza all'interno della discussione parlamentare. Ma il problema non è l'articolo 18, non lo è mai stato per me, non lo sarà, è un problema che riguarda 3.000 persone in Italia, ma che è caratterizzato da anni e anni come l'unico problema della nostra vita giuslavoristica. Quando ci renderemo conto che dobbiamo passare da 2.000 norme a 50 norme sul codice del lavoro, a 60 norme, a 70 norme, quando ci renderemo conto che dobbiamo semplificare gli ammortizzatori sociali, quando ci renderemo conto che dobbiamo rendere il nostro mercato del lavoro come quello tedesco, perché noi dobbiamo smettere di parlare male della Germania. La Germania, in particolar modo sul lavoro, è un nostro modello, non è un nostro nemico. Quando noi riusciremo sulla formazione professionale a spiegare che il sistema duale che c'è in Germania, in Austria, in Alto Adige funziona e che dobbiamo progressivamente estenderlo in tutta Italia, quando ci renderemo conto che un imprenditore non può morire di pastoie burocratiche per assumere una persona, cosa che il decreto Poletti ha fatto, almeno in una parte dei lavori, quelli a termine, ecco, quando ci renderemo conto di queste cose, saremo in condizioni di avere un paese normale. Alla fine dei 1.000 giorni il diritto del lavoro sarà totalmente trasformato e l'Italia sarà un paese semplice in cui investire o non investire. Tra l'altro segnalo che alcune delle norme molto discusse, leggo dai giornali tutti contrari, se leggo i giornali vedo che sono tutti sempre contrari, ma certo non per colpa dei giornali, di venerdì scorso, sono quelle che hanno sbloccato alcuni investimenti straordinariamente importanti, hanno un grande messaggio internazionale. Io ripeto la questione del TAP, per esempio. Mi sembra normale che un paese come l'Italia blocchi un'infrastruttura strategica in una cornice come quella che stiamo vivendo a livello energetico? Non è possibile. Aver risolto quel tema lì significa assumersi una bella responsabilità come governo, ma significa farlo con tutte le polemiche che ci sono state e che immagino sempre maggiori. È chiaro però che c'è un tema di complessità del giorno dopo giorno e di lavoro parlamentare, che è un lavoro molto articolato, molto difficile, e che credo in questo momento stiamo seguendo partendo appunto da questa ipotesi di comunicazione, non so come
il ministro Boschi immagina di gestire questo passaggio. Quindi prima Boschi, poi Del Rio e poi direi che andiamo se non ci sono altre domande. Per quanto riguarda il passaggio parlamentare, chiaramente dovranno essere concordate le forme con la Presidenza della Camera e la Presidenza del Senato. Ragionevolmente si tratterà di un'informativa del Governo al Parlamento e ovviamente sulla base dell'informativa resa dal Governo ci sarà il dibattito parlamentare sia alla Camera che al Senato. Tecnicamente questa può essere una forma, l'altra forma leggermente diversa è quella delle comunicazioni del Presidente del Governo al Parlamento. Comunque si tratta di una presentazione ufficiale, formale, quindi una parlamentarizzazione del programma di governo per i prossimi 1000 giorni, aprendo su questo un confronto con le forze politiche presenti in Parlamento. Quindi è un modo per ufficializzare, formalizzare a maggior ragione il programma di governo presentato oggi per i prossimi 1000 giorni. I tempi chiaramente dovranno essere concordati con la Presidenza della Camera e del Senato, ma io credo che avverrà a breve, perché comunque non occupa troppo spazio nel calendario parlamentare, quindi credo che entro il mese di settembre possa essere previsto in calendario. Prima di dare la parola a Del Rio, posso capire, così vedo se faccio. Noi abbiamo pubblica amministrazione al Senato. No, abbiamo la delega PA in commissione al Senato. Su tutte le questioni aperte. Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, per quanto riguarda la delega lavoro, di nuovo in Senato, in commissione, ma è già stato fatto gran parte del lavoro in commissione al Senato, quindi siamo nelle fasi conclusiva dell'esame in commissione e poi ovviamente ci sarà il passaggio in aula. Per quanto riguarda la riforma della giustizia invece dovremo concordare con il ministro Orlando come distribuire i numerosi provvedimenti che abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri, a cominciare dal decreto legge chiaramente, perché ha tempi di conversione stabiliti per legge, che probabilmente verrà incardinato alla Camera. Comunque concorderemo con il ministro Orlando e poi i vari disegni di legge ovviamente tra Camera e Senato e le riforme costituzionali, quanti decreti abbiamo aperti ancora? Decreti legge, tra quelli che sono già incardinati e quelli approvati all'ultimo Consiglio dei Ministri sono 4, mi sembra, perché abbiamo il decreto sulla proroga missioni, il decreto legge stadi e diciamo rifinanziamento di Mare Nostrum, il decreto legge sul processo civile, quindi per abbreviare i tempi del processo civile, e lo sblocco Italia che abbiamo approvato venerdì, che ancora deve essere pubblicato, quindi sono i 4 decreti in conversione adesso al rientro. Ovviamente legge elettorale al Senato, in commissione inizierà l'esame a settembre, mi auguro compatibilmente, quindi contemporaneamente alla delega sulla pubblica amministrazione, mentre è già previsto in calendario alla Camera l'esame del testo invece del disegno di legge costituzionale sulle riforme. E accanto a questo, l'ultima domanda che faccio io per darvi anche l'idea del percorso che stiamo gestendo dal punto di vista proprio del procedimento e della implementazione, perché questo lavoro dei 1000 giorni significa implementazione. Ci dai i numeri dei decreti attuativi, a che punto siamo rispetto al governo Monti, cioè quelli dei governi Monti Letta, come siamo messi? Allora, diciamo il pregresso, quindi i decreti da attuare che abbiamo ereditato dai governi Monti e Letta, erano 889 il giorno del giuramento del governo Renzi e sono oggi 528, quindi nell'arco di 6 mesi abbiamo praticamente dimezzato il numero dei decreti attuativi dei governi precedenti. Ovviamente il lavoro del nuovo governo porta nuovi decreti da attuare, come avviene sempre, a maggior ragione appunto avendo messo in campo riforme strutturali importanti, complesse, richiedono poi anche di una fase attuativa, e quindi abbiamo un 699 decreti da attuare complessivamente tra pregresso e nuovi decreti. Proprio per questo abbiamo anche poi riorganizzato la struttura che si occupa di seguire l'attuazione del programma e anche istituito dei tavoli di lavoro con i ministeri competenti su singoli argomenti, singoli fasi attuative, quindi a cominciare dalle province. Ottimo, allora su questo, per chiudere questo passaggio, per dare un secondo tocca a Del Rio, per rispondere alla domanda sul quoziente familiare in co, se sul sito possiamo anche mettere l'aggiornamento costante, 889 sono 699, nonostante la nostra ampia produzione di decreti, perché noi abbiamo prodotto anche troppo, si sarebbe detto,
La grande sfida sarà quando riusciremo a delegificare e a ridurre il procedimento normativo, ma questo ora non mettiamo troppa carne al fuoco. Il concetto è: il governo rispetto all'inizio è passato da 889 a 699, complessivi di quelli nostri in più, su quelli del governo Monti Letta 528. Sono dati che comunque vi daremo, che credo siano molto interessanti per voi, che dimostrano come accanto al lavoro quotidiano di implementazione c'è un lavoro quotidiano di sistemazione dei decreti. Graziano? Sì, come sapete nella delega al lavoro vi è anche una misura di sostegno alla disoccupazione, una misura di protezione sociale molto importante. Se parliamo di protezione sociale non va dimenticato, cioè il contratto di tutele crescenti è accompagnato dalla previsione di uno strumento universale di accompagnamento e di protezione sociale. Questo per dire che non ci siamo dimenticati di questo problema. In secondo luogo c'è uno strumento molto importante che è il sostegno all'inclusione attiva, che è stato sperimentato e che deve proseguire, che proseguirà. Il ministro Poletti sta lavorando su quello, sta lavorando per implementare questa misura, che è una misura che fa sostegno contro, diciamo, la povertà da un lato e sostegno però a un'inclusione appunto attiva. La terza misura che il Presidente del Consiglio ha già annunciato più volte e su cui stiamo lavorando è quella del potenziamento del sistema di protezione sociale attraverso i nidi e le scuole dell'infanzia, e lì con un programma che presenteremo quando abbiamo terminato l'analisi. Dilla, quella dei mille giorni, mille asili nido. Ecco, no, siccome siamo tutti molto innamorati, a Firenze più che a Reggio Emilia hanno lavorato sugli asili, allora sulle nidi e scuole dell'infanzia. Questo è il momento Reggio Shield, hashtag di non ecco, allora, Reggio Shield. No, però a parte gli scherzi, c'è una grande sensibilità nel governo su questo tema dei nidi e delle scuole dell'infanzia. C'è un disegno di legge molto importante in discussione al Senato, no, mi pare, Mariana? Vogliamo fare una misura molto forte, e quindi su questo punto ci misureremo nei mille giorni anche, per lasciare un paese. Esatto. Chiudendo, c'è una domanda? Sì, c'è una domanda. Ci sarà un voto rispetto a questo cronoprogramma, la parlamentarizzazione non necessariamente, perché se si tratterà di un'informativa del governo non sono previsti voti. Ovviamente va concordato con la Presidenza di Camera e Senato come poi parlamentarizzare questo passaggio. Quindi potrebbe esserci, scegliendo diciamo forme tecniche diverse, con informativa al governo che di fatto annuncia i prossimi mille giorni. Ovviamente non c'è un... Il nostro è un atto di riguardo nei confronti del Parlamento. Finisco dicendo... Non è un voto di fiducia, ecco, se questa era la domanda per concretizzare, non c'è un voto sì, di fiducia. Sì, non soltanto non c'è voto di fiducia, però con tutto il rispetto, l'affetto e l'amicizia vorrei dirvi che di voti di fiducia non è che ce ne siamo fatti mancare in questi primi sei mesi, anzi forse... Se riusciamo a lavorare più su obiettivi strategici viene ancora meglio. Un'ultima cosa che trovo molto interessante rispetto alle considerazioni finali: se date un occhio anche ai dati economici negativi che abbiamo visto in queste settimane, c'è un elemento di profonda diversità tra nord e sud che è paradossalmente ancora maggior, vede ancora di più divaricare la forbice. Questo è un elemento molto importante, e su questo, per esempio, la logica dei mille asili nido o degli investimenti, fondi strutturali, è un elemento molto importante. Un elemento molto importante perché è l'elemento che caratterizzerà nei prossimi mesi l'azione del governo. Detto questo, noi vi auguriamo di cuore buona giornata. Adesso le conferenze stampa per un pezzettino abbiamo finito. Facciamo che quella della scuola ve la facciamo attraverso passodopopasso.italia.it, e in generale vi auguriamo buon lavoro, sapendo che non sarà semplice nelle prossime settimane seguire l'evolversi del sito passodopopasso.italia.it, perché la massa di provvedimenti che abbiamo attuato e che abbiamo impostato è decisamente superiore a quello che siamo riusciti a raccontare fino ad oggi. La cosa interessante, importante e io credo veramente significativa è che sia finalmente chiaro, spero che questa conferenza stampa sia stata utile in questa direzione, che c'è una cornice di puzzle, una visione di puzzle in cui i pezzettini, certo quello della riforma costituzionale è un pezzettone, quello della riforma del terzo settore è molto importante ma un po' meno grande, ma noi abbiamo chiaro qual è il disegno di insieme del puzzle e, piaccia o non piaccia, riusciremo a realizzarlo nell'arco dei prossimi mille giorni. Magari ci diranno che siamo un po' troppo ambiziosi o un po' troppo arroganti, però noi il paese lo cambiamo davvero. Buon lavoro e grazie.